Domani vi facciamo vedere l'intervista dedicata a Rocco Hunt, uno dei personaggi dei momenti. Lo saluto, bella fratomo Rocco. E adesso ci guardiamo subito una prima pillola, una piccola clip estratta dall'intervista. Rocco. Ogni giorno che passo senza di te, ogni voto che lasci senza perché, sono nel sangue RH positivo, scrivo tutto ciò che vivo e lei che ha scelto me. Io ho iniziato precisamente 2006-2007, la scena aveva un gran fomento, cioè c'erano parecchie persone che comunque spingevano l'hip hop come si deve, fatto bene. Io devo ringraziare molto la scena salernitana perché comunque ciò che, cioè il primo rap, il primo esempio di rap che ho ascoltato. Da quando Big è stato ucciso nel 97, ti chiedi che il mio mito me l'hanno ucciso, io prendo esempio da Don Vito, conta l'essere amico. Io ero incuriosito, vedevo gente che rappava, voglio provarci anche io. Avevo 11 anni e qualcosa, ho iniziato a scrivere i miei primi testi, le prime cose. Facevo sentire ai miei amici, ovviamente a 11 anni, cosa. Cioè non puoi pretendere niente, quindi io, però mi sono impegnato, mi è piaciuto, ci ho messo il mio impegno, la mia dedizione e poi alla fine spero di aver raggiunto almeno qualche consenso. Sono orientale, spiraglie periferi, ma serve vita loca, loca, vita viva, mezza vita. Chi sia un rap mio, se ne strunzare, roba vera, roba. Il video, come si può ben vedere, è un video, uno street video, non ci sono stati investimenti, cioè la base è stata una strumentale americana, il testo è stato uno dei miei primi testi appunto che ho fatto seriamente. Appena l'ho messo online, la gente comunque mi iniziava a scrivere via mail, via Facebook, per farmi complimenti. Ho ricevuto parecchi complimenti di grandissimi artisti hip hop e non nazionali ed internazionali. E là ho detto, bello, il mio rap sta piacendo, finalmente posso trasmettere un messaggio alla gente che mi segue, sono davvero onorato di questo. Una mattina mi sono svegliato con i complimenti di Chaos nella posta di Facebook e mi diceva, grande Rocco. Poi siamo beccati anche a Lancusi, in provincia di Salerno, per il suo concerto. Lui mi dice, ma grande, trovare un ragazzo di 17 anni che fa rap come te è da invidiare. E io guardavo, cioè, me l'ha detto, cioè, l'ha detto a me Chaos, cioè, toccava i miei amici e diceva, ma tu l'hai sentito Chaos cosa ha detto? Cioè, non ci credevo, è stata davvero una grandissima emozione. Allora, se lo sketch del video, quello là che avete girato, Xap lo odio, fa schifo, se invece stiamo parlando seriamente, Marco è il mio caro amico, anzi lo saluto, un abbraccione. E bella Rocco, cavolo, non l'avevo visto, nessuno mi aveva detto niente, un saluto anche a te Rocco. Comunque oggi ragazzi parleremo di Rocco Hunt, avremo la seconda parte dell'intervista, grande Rocco, avremo Johnny Scandal che ci parlerà un po' del suo ultimo pezzo via Skype e continueremo a parlare di commenti da hater. Sai no? Vedo tanta maschera e poche persone. A giorno d'oggi se sei stessa più grosse tutte missioni. Parito sto fotocopio, parito sto quanto vale. Stato senza un carattere e sito su cubellare. Dopo comunque aver lavorato al mio street album Spiraglio di periferia, come tu e gli altri sanno, sto lavorando comunque al mio, se vogliamo dire, il mio prossimo passo, un prossimo album che poi mi porterà a fare il primo lavoro, quello là serio che tutti si aspettano, diciamo un disco ufficiale. La sto prendendo molto con comodo perché comunque è giusto lavorare con calma, senza impegni, però con la giusta dedizione e il giusto impegno. Non lo sanno perché ho faccio, arrivici dell'hip hop, però quante bottonine, stai reale, rindo yoga, fa loco prima per rime. Per il mio prossimo lavoro, nell'immediato, ho scelto di lavorare a fianco di Fabio Masta, quindi faremo un disco io al microfono e lui alle basi e faremo questo disco insieme che spero sia recensito in modo positivo. Prego per frate mio, camarone la cubagna, lo faccio sto a vivere, mo coriavo le semagne, c'è ancora mo cerca luce, le tue buche una persiana, c'è ancora troppo fiducia, per una birra.
sedia canna mano. Per il prossimo disco comunque ci sono delle tematiche che semmai nello scorso lavoro non ho ancora affrontato, tipo, non so, in una canzone ho parlato addirittura degli schemi mondiali, cioè della massoneria, delle cose, per farti un esempio, come un'altra canzone ho dedicato un pezzo a mia mamma, cioè una canzone a mia mamma, una canzone alla famiglia, una canzone semmai ai tuoi amici, le cose che diciamo ancora raggruppano il mio modo di vivere, il mio modo di pensare. Ogni giorno che passo senza di te, ogni foto che lasci senza perché, sole nel sangue, RH positivo, scrivo tutto ciò che vivo e lei che ha scelto me. Quello è il bello del rap, della scrittura rap, che appunto ogni artista ha il suo metodo di scrittura, cioè c'è chi scrive velocemente, c'è chi impiega varie sessioni per scrivere un testo. Io invece sono molto, mi riferisco molto veloce nello scrivere, forse è una mia dote. Amico, vengo dal passato, golden age dell'hip hop. Il mio rischio è uno stone age, il tuo rischio è un flow. C'è Magname colombiana, voce ragambani. Bam bam, R.A. con professore, razzone orientale. Durante la mia giornata penso qualche frase di spessore che mi piace, la segno nelle note del cellulare. Poi appena inizio il mio processo di scrittura parto con quella, appunto con quella frase. Ogni giorno che passo senza di te, ogni foto che lasci senza perché. Sono andato su internet, ho letto vari articoli, vari libri, mi sono informato e poi, cosa fondamentale, importante è trarre i tuoi pensieri da quello che ascolti. Cioè non è che per esempio leggi sul libro e poi lo rapporti diretto sul testo. Il testo comunque sono emozioni tue, quindi alla fine devi portare quello che hai tratto dal libro, cioè non le parole proprio. Così. New school, la vecchia scuola si è evoluta ed ogni rima ti rimbalza in faccia quando parli di cultura. Rocco, non ti capisco, parla in italiano, ma tanto fa lo stesso se cresci ne riparliamo. Crescere per strada non vuol dire fare il gangster, parlare di strada non aumenta le tue utenze. Continua così, ma non darti al commerciale. Continuiamo con la Rocco Story, andiamo a vederci la seconda parte della seconda parte dell'intervista assieme ai Power Ranger, dedicata proprio a Rocco Hunt. Bella Rocco! Che passo senza di te, ogni foto che lasci senza perché, sole nel sangue, RH positivo, scrivo tutto ciò che vivo e lei che ha scelto me. Se mi sentivo qualcosa dietro le spalle, cioè tipo alla spalla destra avevo l'ambizione, a un'altra parte avevo tipo il peso delle parole dette appunto dai rapper, lui spaccherà, lui sarà il futuro, lui sarà, un po' me la sentivo questa cosa, cazzo, loro ci credono in me, quindi alla fine loro credono in me, io devo far sì che loro siano soddisfatti del mio operato. E devo dire comunque dai primi complimenti sono arrivati anche i complimenti dopo per gli altri pezzi e questo mi sta facendo capire che sto continuando secondo la una strada, cioè sono una strada retta e giusta, mi fa piacere. Sono orientale, spiraglie periferi, ma serve vita loca, vita viva, mezza via. Chi si un rap mio, serve strunzata, roba vera, roba seria, zero roba avventata. Poi mi vedi sotto al palco, sono sul palco, cioè un ragazzo allegro e se vogliamo definirlo solare. Questo diciamo appunto la schiettezza anche, cioè il fatto che comunque nel mio vero pezzo non ci sta paragone, semmai ho buttato zeppate, come le definiamo noi, un po' tutta la scena che non mi gustava. Poi ovviamente crescendo, facendo tante esperienze, ti accorgi che semmai cioè, le cose che scrivevi non è che non ti rispecchiano più, però dici cazzo come ero infottato in quel pezzo lì, cosa pensavo quando l'ho scritto, ero proprio arrabbiatissimo. I commenti che più mi colpiscono sono quelli là, tipo appena metto una foto con qualsiasi artista del panorama hip hop italiano, no, con lui no, si è venduto. Beh, ok, metto la foto con un altro, no, lui si è venduto, no, ti prego Rocco, ritorna ai tempi di Non c'è sta paragone. Le cose, no, a parte gli scherzi, ci sono commenti divertenti che appunto dicono questo fatto non venderti, non commercializzarti, però apprezzo chi mi iscrive, perché comunque in un certo senso significa che ci tengono a me e alla mia musica. Piacere a chi non scende perché libertà ristretta, perché a vita la costretta, appunto fiere da bragasso, perché a vita mette strette, chiude andate, chiude scasse. A vendersi è una parola
che hanno inventato, cioè, in Italia. Perché in Italia se sei underground e fai underground sempre tra virgolette come termine inventato sempre erroneamente dagli pop headers italiani, niente, se sei underground e spacchi, ok, appena firmi e spacchi sei un venduto. Normale, cioè non c'è una spiegazione. Continua così, ma non darti al commerciale. È facile parlare, ma i dischi vale a comprare. Ma tengo il tempo sulla base, meglio di uno switch. Salvando questa scena come Pamela e Baywatch. I primi tempi, sai, mio padre era un po'... dubitava, perché comunque non facendo parte della mia generazione, diceva, ma che cos'è questa musica? Sono rumori. Invece poi piano piano ha visto che per strada, ah, ma tuo figlio sta spaccando, ah, tuo figlio l'ho visto su YouTube, l'ho visto a Radio DJ passato, l'ho visto a DJ TV, e là ha iniziato a dire, ah, ma allora veramente, cioè allora lo fai seriamente. Adesso ha capito, a casa no, si sono fatti una ragione un po' tutti. Vico tanta maschera e poche persone. A giorno d'oggi se stessa più grosse tutte missioni. Parito sto fotocopio, parito sto quanto vale. Stato senza un carattere, sito su cubellati. Ma i miei obiettivi comunque sono prendere tutto quello che c'è a disposizione e continuare a fare la mia musica, quella là che piace alla gente, ai ragazzi che mi ascoltano. Quello, continuare ad essere me stesso, che è una missione difficilissima. Queste musiche di saccia, trasmetto sonno e starraccia. Sto la voce dei guaglioni, loro sanno perché ho faccia. Arri vinci dell'hip hop, però quante bottonine. Stai reale, rindo io, lo fa loco, prime per rime. Tipo nuovi, da lei voto, c'ho due scule. Siete mo, accenda no, so stato buone. Stimo cuso, s'accuso, no flow. Ho slender e scandinato, non basta per radio. Frate, non basta osservato.